Allora, ho sempre il verde dietro perché a quest'ora funziona così, anche se non è il solito scenario, nel senso che ho cambiato scenario, già perché gli scenari possono anche cambiare, a volte in maniera magari impensabile o impensata o imponderabile, chi lo sa. Non voglio dire che sia cambiato lo scenario sui Wayne, ci mancherebbe altro, ce n'è ancora da aspettare, eventualmente dovesse cambiare qualcosa, però i presupposti, o una parte di presupposti perché possa eventualmente cambiare lo scenario, beh, ci sono stati. È vero che la Juventus notoriamente non tiene molto conto dell'opinione della gente, dei tifosi, eccetera, insomma, la questione del Piero, è chiara testimonianza di quello che vi sto dicendo, ma è altrettanto chiaro che, insomma, la gente si sta schierando con Gonzalo Higuaín. Non so per quale motivo esattamente, perché l'ultima annata di Higuaín sicuramente non è stata all'altezza delle precedenti, però evidentemente lui ha fatto un po' breccia, no? Nel cuore del tifoso bianconero. Era arrivato anni fa come se fosse veramente il fenomeno che doveva ribaltare la situazione. Aveva fatto molto bene, soprattutto in campionato, un po' meno in Champions, specie il primo anno, poi il secondo anno in realtà, grazie ai suoi due gol contro il Monaco, la Juventus è approdata alla finale di Cardiff. Lì poi si sono perse le tracce praticamente di tutti, ad esclusione di Mandzukic che segna quel gol meraviglioso. Ma chiudiamo questa parentesi naturalmente. Dicevo che la Juventus molto probabilmente non terrà conto di tutto questo, però è forte il sentimento nei confronti di Pipita. E devo anche dire che il tutto mi ispirerebbe una specie di sondaggio, anzi, rispondetemi alla fine di questo video, perché io ve la butto lì, insomma, preferireste tenere Higuaín o puntare su Maurizio Icardi per la prossima stagione, anche se penso di conoscere più o meno la risposta. Higuaín è comunque un giocatore che conosce l'ambiente Juventus, che conosce Maurizio Sarri, che conosce se stesso soprattutto, perché questa è la cosa naturalmente fondamentale, però si tratterebbe anche di capire come Higuaín potrebbe essere inserito in questa squadra. Higuaín è una prima punta, è uno che ama fare gol, vive per il gol, lo ha dimostrato il suo passato con Sarri, addirittura ne siamo stati 36 se non vado errato, che è il record per il campionato in Serie A, e parliamo naturalmente della sua esperienza al Napoli. Come si concilierebbe con Cristiano Ronaldo? Ricordo che quando i due erano a Madrid, Higuaín non giocava titolare, ha giocato poche partite da titolare, era considerato forse incompatibile con Cristiano Ronaldo, quindi ci sarebbe anche un problema di inserimento tattico del giocatore o tecnico del giocatore. E poi c'è l'altro nodo da sciogliere, o meglio, l'altro problema da affrontare da parte della Juventus. Nel momento in cui decidi che il giocatore non rientra più nei tuoi piani, lo devi anche vendere. E a questo punto, per evitare di scrivere alla voce bilancio in rosso il nome di Higuaín, la Juventus deve raggranellare almeno 36 milioni che completerebbero l'ammortamento della cifra pagata a suo tempo, che erano 94. Dove li troverà? Li troverà soprattutto perché di proposte al momento concrete, a parte l'offerta della Roma, ma non ancora quantificabile in termini economici, non ce ne sono ancora state. Adesso si parla di un interessamento per esempio del West Ham. Credo che Higuaín, di fronte, con tutto il rispetto, alla proposta del West Ham, nemmeno ha voglia di rispondere. Non credo che abbia voglia di tornare nel campionato della Premier League, non credo che abbia voglia di tornare in Inghilterra in generale, e quindi credo che lui adesso suderà, faticherà, farà di tutto perché cambi quello scenario sul quale, vi ripeto, poco o nulla potrà influire l'affetto dimostrato dai tifosi e affetto che continuamente i tifosi continuano a dimostrare, me ne rendo conto via social, quindi rispondete anche al mio sondaggio, ma credo che alla fine gli scenari cambieranno ben poco. Però ci si tenga una minima percentuale. Il classico non si sa mai, una sorta di eventuale sinergia tra il lavoro di Higuaín e l'apprezzamento del lavoro di Higuaín da parte di Sarri, che magari qualcosina potrebbero creare. Lo sapremo, non penso presto, perché se la Juventus ha deciso di puntare su Icardi, come sembra, la questione Icardi avrà bisogno di molto tempo, o comunque di diverso tempo, per essere risolta in un senso
o nell'altro. Ha parlato anche De Laurentiis, ha detto che Icardi vuole andare alla Juventus, si è tirato praticamente indietro da questa possibilità di acquisire l'attaccante dell'Inter, o viene già da dire più o meno ex attaccante dell'Inter. Staremo a vedere. Le ore potremmo cominciare a contarle per quanto riguarda De Ligt, uso sempre il condizionale, sia chiaro, ma i segnali ormai sono piuttosto evidenti. In Olanda hanno scritto che la Juve lo presenterà entro sabato, quindi entro sabato 13. Non so se è una cosa fattibile questa, anche per il semplice motivo che sabato ci saranno le visite di Cristiano Ronaldo e credo che ci sia già abbastanza casino quel giorno per poter gestire esattamente due eventi di questo tipo, ossia le visite di Cristiano Ronaldo e un'eventuale presentazione di Matthijs de Ligt. E poi per una presentazione occorre prima un annuncio ufficiale e ormai, mentre vi sto parlando, siamo al giovedì, quindi o il tutto accade tra oggi e domani, oppure la vedo difficile che De Ligt possa essere presentato sabato. Certo è che adesso possiamo quasi definire dettagli le cose che mancano per la sua acquisizione e quindi, insomma, De Ligt si sta avvicinando ad essere un nuovo difensore centrale della Juventus. Non dico che la situazione è già stata metabolizzata, per carità, non voglio arrivare a tanto, però lo sento, ma non solo io, tutto l'ambiente lo sente sempre più vicino. A questo punto pare sulla base di 67 milioni, compresi i bonus, che sarebbe stata l'ultima offerta per arrivare a quella mediazione tra i 50 cui l'Ajax aveva promesso a Raiola di venderlo quest'anno e le nuove pretese dell'Ajax si aggiravano sugli 80. Insomma, sembra che il punto d'incontro sia stato trovato. Adesso attendiamo solamente gli eventuali annunci ufficiali. Dico sempre eventuali perché voi sapete che io sono sempre piuttosto prudente e finché carta non canta, finché non c'è nero su bianco o bianco su nero, poi fa poca differenza in questo caso, non bisogna dare assolutamente nulla per scontato. Volevo parlarvi di Dybala oggi, ma rinvio il discorso alla prossima volta perché non se ne parla più, però qualcuno di voi mi chiede in giro: ma come mai non parli di Dybala? Magari dedicheremo un focus a Dybala nei prossimi giorni, anche perché occorre prima capire, insomma, come si sta muovendo effettivamente la Juventus sul fronte dell'attacco, quindi la questione di Higuaín, la questione di Icardi, e di rimando poi ovviamente ci sarebbe da affrontare la questione di Dybala. Vi invito ancora ad iscrivervi al mio canale. Vi invito a rispondere al mio sondaggio: Higuaín o Icardi? Poi magari vedremo di renderlo pubblico, eh? Tanto poi lo sapete, no? Come va a finire. È sempre il campo che dà la sua unica, vera sentenza definitiva. Ciao!